Buongiorno a tutti quanti e bentornati nella nostra galassia. Finalmente nella demo hanno inserito la possibilità di fare due delle cose che nell'alfa ci avevano precluso: vedere e cambiare il proprio equipaggiamento. Parlo delle armi ovviamente e craftare gli oggetti. Abbiamo potuto inoltre anche prendere in mano tutti e quattro gli strali, anche se per poche ore, ma ci potremo rifare nella beta open. E quindi un'idea generale su come si dovrà giocare e quali sono gli strali e gli stili di gioco a noi più congeniali. Come vedete nelle immagini, a me piace l'intercettore e il ranger. Ma non voglio parlare degli strali, perché ho capito che nella demo erano castrati, chi più chi meno delle proprie abilità, quindi abilità magari più forti o meno forti le ritroveremo nella versione finale del titolo e lì si potranno tirare le somme, e b, la mancanza di missioni vere e proprie con diversi livelli di difficoltà, ma soprattutto la stessa missione della regina con la testa da scroto era palesemente più favorevole a strali come Colossus Storm piuttosto che a ranger l'intercettore, in quanto le grandi quantità di mob la facevano da padrona. Ora, mettendosi alle spalle tutto ciò, volevo parlare del sistema di crafting e delle armi che, anche se chiaramente è un discorso che andrò poi ad affrontare per filo e per segno dopo l'uscita del gioco, ora è un mero pourparlè. Quindi, crafting, che si è visto? Beh, si è visto che possiamo craftare fino a livello epico qualsiasi cosa, sia i componenti degli strali sia le armi, con un metodo semplice: si droppano le blueprint o gli oggetti con una rarità più bassa, si droppano i materiali per poterli costruire e si costruiscono aumentandone il livello potere. Semplice, intuitivo, nulla di complicato, o almeno così parrebbe. Eh sì, perché dopo aver costruito due o tre volte lo stesso oggetto raro, ho capito che sì, è vero che l'oggetto in sé è lo stesso, ma cambiano completamente tutte le stat. Se questo sistema verrà mantenuto anche nel gioco finale, sarà un bel da fare per i pro gamer che si dovranno sbattere come non mai per cavare quelle speciali abilità o statistiche per quello specifico oggetto come vogliono loro. Ma questo sistema però cosa comporta? Comporta che i casual gamer, cioè tutti coloro che la sera arrivano al PC o sul loro divano davanti alle loro console e apriranno il gioco qualche ora, potranno comunque arrivare allo stesso potere di chi gioca molto più di loro. D'altro canto, chi invece giocherà assiduamente sprecando ore e ore, potrà avere build, strali, armi, abilità molto più performanti e distruttive dei loro compagni freelancer. Questo metodo è un'ottima scelta da parte di BioWare, che palesemente, guardando i suoi due titoli concorrenti, ha mischiato sapientemente la facilità di equipaggiamento di Destiny 2, troppo semplice e facile da maxare, con la difficoltà di The Division e costruirsi le build ad hoc, andando a cercare la miglior statistica possibile per quell'oggetto. Parliamo un attimo delle armi, e poi giuro che finisco il video. Le armi ottime, bellissime, alcune volte anche molto strane. Ce ne sono veramente di ogni tipo, dimensione e colore. E se consideriamo che questa era una demo, non oso immaginare all'uscita quante ne potremo avere e provare. Diciamolo, ogni strale ha le sue, inutile girarci attorno. Oltre ad avere proprio armi apposite, ogni strale è nettamente più portata ad avere un determinato tipo di arma in mano che di un altro. Inutile dare un fucile da cecchino a un colosso o un intercettore, come inutile dare un fucile a pompa a uno storm a un ranger. Quindi, che dire, in questa demo la varietà delle armi era ridotta, ma ha fatto lo stesso capire che anche in questo settore di gioco potremo trovare l'arma adatta al nostro stile. Datemi una vostra opinione su questi argomenti scrivendo qua sotto nel video, sarò più che felice di confrontarmi con voi. Ricordo a tutti coloro che vogliono trovare una community, clan o gente con cui giocare di iscriversi al gruppo Facebook di FIGA, Federazione Internazionale Community Anthem. Con questo è tutto, chiudo il video, ci vediamo con qualche live dall'1 al 3 febbraio, a meno di news importanti da parte di Mamma BioWare. GG a tutti quanti.